Una prima parte un po' più teorica, un po' densa, devo dire, anche perché ci avviciniamo alla fine, stiamo scavallando, e poi il laboratorio dove chi non ha ancora finito il questionario prima o dopo avrà l'opportunità di finirla, e comunque anche per chi le ha già finite avremo qualche cosa in serbo, naturalmente. Quindi nel nostro progetto oggi in realtà è dedicato a due tipologie, diciamo così, di difficoltà, insomma, piuttosto significative. Una è quella delle lacune di base, che si diceva all'inizio è veramente un mantra, quello delle lacune di base, ok? E l'altra è quella del metodo di studio e altri processi di controllo, poi chiarirò perché metodo di studio è mescolato ad altri processi di controllo. Sul metodo di studio anticipo subito che mi rendo ben conto che forse si è già detto che parlare di metodo di studio è quasi utopistico, perché presuppone che uno studi ma studi male, no? Mentre molto spesso i ragazzi semplicemente non studiano. Comunque vedremo che nel parlare di metodo di studio parleremo dell'importanza di accompagnare non solo nello studio, quindi metodo di studio, ma anche allo studio, cioè in qualche modo convincerli che studiare effettivamente può dare risultati, naturalmente purché uno studi nel modo adeguato, che significa semplicemente adeguato alle caratteristiche della disciplina, che in questo incontro saranno, diciamo, le protagoniste. Però comincerei con le lacune di base, così ci togliamo il pensiero. E sulle lacune di base, insomma, intanto chiediamoci, approfondiamo un po' questa espressione che usiamo tantissimo. Intanto, in che senso di base? Di base si intende in genere che effettivamente sono necessarie per le conoscenze successive, d'accordo? Quindi in ogni caso queste lacune di base possono riguardare conoscenze, abilità, ma anche competenze. E riferimento d'obbligo, visto che stiamo parlando di raccordo, quindi sia che si nelle lacune di base, sia che si parli della scuola superiore, sia che si parli della scuola media, lasciatemela chiamare media, no? Il riferimento d'obbligo di fatto sono poi le indicazioni nazionali, no? Cioè se l'insegnante di scuola superiore guarda all'indietro, il suo riferimento sono le indicazioni nazionali per la secondaria di primo grado, se l'insegnante della media si guarda indietro sono le indicazioni nazionali per la primaria. Quindi le conoscenze e le abilità nelle indicazioni nazionali sono in qualche modo descritte da quelli che si chiamano obiettivi d'apprendimento, mentre per le competenze c'è proprio l'elenco dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, sia alla fine della scuola primaria sia alla fine della scuola media. E sapete, molti di voi sanno, che mentre i traguardi per lo sviluppo delle competenze sono considerati prescrittivi, cioè queste competenze vanno in qualche modo raggiunte, anche se è ovvio che vanno raggiunte in tempi lunghi, perché possono essere raggiunte solo in tempi lunghi, gli obiettivi d'apprendimento non sono prescrittivi, quindi non corrispondono al vecchio programma, diciamo così. Semplicemente, come dire, sono suggeriti come un possibile percorso adeguato a raggiungere le competenze che sono prescrittive. Okay? Quindi qui si tratta, cioè, ripeto, riferimento d'obbligo, ora io prendo il termine della secondaria di primo grado, nel senso che interessa sia l'insegnante della media che delle superiori, naturalmente per l'insegnante della media è importante andare a vedere quelli della scuola primaria. Gli obiettivi d'apprendimento sono divisi in quattro ambiti, che sono numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, date e previsioni. È chiaro che quando parliamo di lacune di base, le conoscenze di base le troviamo nei primi due ambiti essenzialmente, cioè numeri, spazio e figure. Qui è scritto in piccolo, non si legge, ma tanto poi vi riassumo le cose più importanti. Vedete l'elenco degli obiettivi di apprendimento per i numeri. Tutto questo lo trovate sul sito delle indicazioni nazionali, basta mettere indicazioni nazionali e trovate il file doc, pdf eccetera. Relazioni e funzioni più magro, come si vede, anche dati e previsioni. I traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della scuola secondaria di primo grado sono questi, quindi l'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni, stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Ecco, questo è considerato prescrittivo, cioè effettivamente
si suppone che sia stato raggiunto. Riconosce e denomina le forme del piano dello spazio, le loro rappresentazioni, ne coglie le relazioni fra gli elementi, eccetera, eccetera. Non starei a leggerle tutte, tanto le potete guardare da voi. Si va da cose più legate a un ambito specifico e anche a degli obiettivi di apprendimento a cose molto più trasversali, tipo produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Ad esempio, sa utilizzare concetti di proprietà caratterizzante e di definizione. Sostiene le proprie convinzioni, ancora più trasversale, eccetera. Guardiamo l'ultimo, perché sarà poi l'oggetto dell'incontro della volta prossima, il discorso dell'atteggiamento. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. Questo dal punto di vista delle competenze è un po' particolare, un po' sghembo rispetto agli altri, anche perché viene da chiedersi come faccio a vedere se l'ha raggiunto e come faccio a farglielo raggiungere. In fondo è quello di cui parleremo la prossima volta. Quindi, diciamo, non le ho letti tutti perché secondo me in questo contesto non ne vale la pena, ma diciamo, se noi parliamo di lacune di base, ci interessano i traguardi di competenza che richiamano conoscenze e abilità di base, giusto appunto, e direi che sono quelli i primi due che abbiamo letto, quindi l'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con numeri razionali, eccetera, eccetera. Riconosce e denomina le forme del piano dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi. Chiaro e detto così sono, come sempre, le competenze abbastanza generiche. Poi uno dovrebbe andare a vedere negli ambiti corrispondenti, quindi numeri, spazio, figure, quali obiettivi di apprendimento sono, diciamo così, suggeriti, indicati. Naturalmente fra le competenze elencate ci sono anche quelle che chiamavo prima trasversali rispetto ai vari argomenti della matematica, e quindi diciamo fra le lacune di base ci possono essere anche delle lacune a livello di competenze. Per esempio, riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Quindi teoricamente uno alla fine della terza media, diciamo così, dovrebbe aver acquisito questa competenza. È chiaro che se non l'ha acquisita o non l'ha acquisita in modo adeguato, tutto questo costituisce una carenza per il percorso successivo, ma anche utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale, confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. Insomma, sono competenze non da poco, e di nuovo ha rafforzato un atteggiamento positivo. Non solo, ma ci sono anche delle competenze che sono trasversali non rispetto agli argomenti della matematica, ma rispetto alle discipline addirittura, e quindi riguardano in qualche modo tutto il consiglio di classe. Per esempio, spiega il procedimento seguito anche in forma scritta, cioè mette in gioco fortemente competenze di tipo linguistico, e anche produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche, cioè la capacità di argomentare, anche questa mette in gioco competenze linguistiche che sono trasversali. Sostiene le proprie convinzioni ancora. Quindi, come dire, è evidente l'importanza di un raccordo con la scuola media, cioè fra scuola media e scuola superiore, ma anche fra scuola primaria e scuola media. È un confronto costruttivo fra docenti, perché qui non si tratta di dire avete fatto questo, avete fatto quest'altro, cioè quando cominciamo a parlare di competenze entra in gioco qualche cosa di più di una semplice programmazione curricolare, ok? E va tenuto conto comunque che le competenze richiedono tempi lunghi, quindi è vero che sono poste come prescrittive, ma è vero che comunque su certe competenze, e direi su tutte in definitiva, si continua a lavorare, si comincia dalla scuola primaria e si finisce all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, se uno non va all'università, no? Quindi va tenuto conto, secondo me, quando si ragiona di lacune di base, di questa articolazione, di questa complessità, che ripeto, secondo me richiede un atteggiamento da parte dei due ordini di scuola profondamente costruttivo, perché se no non si va da nessuna parte. Quando, non so se vi ricordate, quando si è parlato nel primo incontro delle criticità dei percorsi di recupero che in genere vengono attivati, si sottolineava il fatto che le diagnosi che in genere vengono fatte, in particolare quella delle lacune di base, in genere sono poco operative, cioè sono talmente vaghe che non suggeriscono di fatto delle azioni didattiche per il recupero.
E quella delle lacune di base, si diceva, è una di queste, perché quando si parla di lacune di base difficilmente si sta a specificare non sa sommare le frazioni. Si dice a lacune di base e questo disgraziato, cioè sembra che abbia fatto 8 anni di scuola assolutamente inutilmente. Ma al di là di questo non gli si danno indicazioni operative sul quale cambiamento vogliamo da lui o ci aspettiamo da lui. D'accordo? Interrompetemi se non sono chiara, perché intanto vedo sguardi... È un'ora infame, però, della digestione più o meno, eccetera. Però se non sono chiara, fermate. Quindi anche nel caso delle lacune di base, si sottolineava fin dall'inizio, dire genericamente questa lacuna di base non ci dà nessunissima indicazione per un'azione didattica di recupero, o che lui debba svolgere individualmente a casa, perché potrebbe essere anche così, o da fare in classe, ok? Quindi è importante che questa diagnosi invece sia più puntuale e quindi suggerisce, come dire, un'osservazione dello studente o degli studenti condotta, come dire, a stadi successivi di dettaglio, quindi a imbuto, nel senso, per esempio, uno può cominciare da un ambito, i numeri, e andare a indagare se ci sono delle lacune di base nell'ambito dei numeri. A quel punto lì deve andare a indagare in modo sempre più puntuale, per esempio si accorge che nei numeri, che so, sulle frazioni va benissimo, non credo, no? Ma per esempio ci sono dei problemi sui numeri interi relativi, allora va a fare uno zoom sugli interi relativi e poi scopre che li moltiplica benissimo, però non li sa sommare, capite? Quindi c'è bisogno di un'analisi puntuale e dettagliata di quali sono effettivamente le carenze, in modo che poi l'intervento si possa focalizzare effettivamente su quelle carenze o comunque si possa suggerire allo studente di lavorare su quelle. Quindi potrebbe essere, appunto, parto dai numeri, poi che so, frazione, operazione fra frazione, poi somma di frazioni, cioè via via così. Oppure anche, soprattutto all'ingresso della secondaria di secondo grado, potrebbe essere faccio una prova composita che copra tutti gli ambiti, no? Numeri, eccetera, eccetera, e poi vado a indagare quale o quali ambiti sono quelli in cui ci sono delle carenze. Per esempio, riscopro i numeri, riscopro le frazioni, operazioni fra frazioni, somma di frazioni, eccetera, eccetera. Ok? Cioè, in effetti sto dicendo delle cose assolutamente banali. Però quello che voglio puntualizzare è l'importanza di un'osservazione puntuale. Allora, una risorsa utile per costruire strumenti di osservazione puntuali è il sito gestivo delle prove INVALSI. Chi di voi lo usa, lo bazzica, lo conosce? Alzi la mano per piacere. Non molti. Allora, adesso in diretta, cioè in realtà l'avevo aperto prima perché tutte le volte che le apro ci sono quelle... Allora, bisogna iscriversi, però si fa la domanda, ora io lo apro, ma quando lo aprite per la prima volta... vi chiede di registrarvi e quindi chiunque si può registrare e poi può avere accesso. La cosa più difficile della gestione di questo sito è che c'è la prova della serie non sono un robot e vi fa quelle domandine, no? Cioè io ci metto 20 minuti per entrarci, no? Perché non so rispondere, cioè in realtà io sono un robot, ho scoperto, okay? Allora vediamo se riesco ad aprirlo per farvi vedere più o meno come funziona. Allora era su ok, quando vi si apre, questa non è proprio la prima pagina perché volevo appunto evitare in diretta come dire, la frustrazione di non riconoscere nulla, no? Quindi l'ho aperto prima. Quando vi si apre, cioè naturalmente per matematica e per italiano, quando voi accedete a matematica avete una schermata di questo tipo. Marta Lemmi è il mio nome d'arte, cioè ho sfruttato la sua cosa, ok? Quindi... vedete, qui ci sono tutte le prove fatte fino adesso, però la cosa interessante è che queste prove sono organizzate in qualche modo e vedete, ricerca nelle domande, è particolarmente interessante, aspettatemi, prendo il coso qui perché tutte le volte, nella ricerca per le domande, vedete che la ricerca per le domande si può fare secondo diverse modalità. Quindi c'è per indicazioni contenute e le indicazioni di fatto rimandano alle indicazioni nazionali, quindi sia quelle del primo ciclo, apriamo, vediamo cosa succede,
ci sono anche errori, si possono segnalare, e qualche cosa che non funziona ogni tanto c'è. Vedete tutte queste sigle? Allora, queste sono le competenze legate alla secondaria di secondo grado messe come assi culturali, e le vedete qui, sono proprio prese da documenti ministeriali. Questi sono gli obiettivi terza, quindi terza primaria, obiettivi di apprendimento quinta primaria, obiettivi di apprendimento terza media, diciamo, quindi sono particolarmente interessanti sul raccordo, e ve li trovate tutti elencati gli obiettivi di apprendimento, ok? Quindi pensate, ogni prova in Valsi è stata classificata rispetto a tutte queste voci, quindi se voi volete cercare tutte le prove in Valsi che rispondono a, per esempio, a questo obiettivo, lo potete fare tranquillamente, non lo so, però lo potete fare. Ok, quindi questo per indicazione di contenuto è particolarmente interessante, perché per esempio queste sono le traguardi per lo sviluppo, non è, come dire, friendly, come si suol dire, perché cioè, siccome non c'è scritto esplicitamente che cosa sono, no? Io nella presentazione che vi lascio ce le ho messe, perché sennò sono abbastanza ermetiche. Comunque, questi sarebbero i traguardi per lo sviluppo delle competenze P scuola primaria, e questi quelli che abbiamo visto prima. Quindi traguardi per lo sviluppo delle competenze scuola secondaria e primo grado, quindi alla fine della terza media, d'accordo? E per parole chiave, va bene, è abbastanza, no, che so, altezza, proviamo, c'è. E quindi voi mettete cerca e vengono tutte. Una mi sembra un po' pochina, no? Chissà, vabbè, full text è chiaro, se uno ha in mente una domanda, cioè ha davanti una domanda ma non ha il riferimento, il copia dei pezzetti eccetera. L'altro interessante è ricerca guidata, perché vi dà la possibilità di cercare l'ambito, no? Cerca guidata, vedete, qui vi dà l'anno, per esempio, oppure il livello, la tipologia, se è aperta o chiusa, eccetera, eccetera. Uso significa semplicemente se è per l'esame di stato di terza media oppure no. Testo della domanda, ok? Qui, vabbè, tutte queste le potete combinare perché c'è end, eccetera, eccetera. Allora, mi sembra già un miracolo di essere arrivata fin qui, quindi non voglio sfidare la fortuna più di tanto. Però vi suggerisco di fare riferimento a questo strumento, perché effettivamente avere la banca dati delle prove in Valsi e potete mettere ambito, geometria, volete fare un discorso in verticale, mettete le prove di geometria, tutte le prove di terza media e tutte le prove della secondaria e secondo grado, per esempio, no? O viceversa della quinta, quindi effettivamente ve lo suggerisco. Ok. Allora, ricominciamo. Chiunque, sì. Anche i ragazzi? I ragazzi non credo. Diciamo, questo chiunque in realtà è comunque una domanda che arriva in Valsi e in Valsi risponde. Quindi non è una cosa automatica, non è che vi mandano automaticamente. Quindi può anche essere, francamente non lo so. Potete provare. Va messo un indirizzo mail. Sì. Sì, può essere quello istituzionale, o penso anche che uno possa mettere un altro indirizzo. Cioè non credo, almeno io l'ho chiesto, diciamo, in un certo senso come esterna, no? Perché non ho un indirizzo istituzionale della scuola. Comunque, tra l'altro, sono, come dire, è anche un sito che viene, cioè se ci sono dei problemi, cioè io ho anche dei riferimenti di persone fisiche, no? Che possono prendere in considerazione il problema che si pone, non solo un problema tipo errore eccetera che è previsto, ma anche per dire, faccio un corso a Livorno in cui useremo il sito e quindi mi servono le password in tempo reale per 15 persone e si può fare, cioè uno scrive alla persona, si può fare, capite? Quindi se ci sono delle idee che loro non hanno previsto, può darsi benissimo che vi dicano sì, prego. Lì no, non mi sembra proprio, però c'è
c'è il sito Invalsi, che non è facile anche quello da, perché è talmente ricco che andare a trovare queste informazioni ci sono, perché ci sono tutte i risultati dei campioni nazionali, eccetera, quindi quelle le trova. Però sul sito Invalsi, questo è proprio una, vero Lucia, questo è un archivio delle prove. Come è andata nel campione nazionale, cioè, per riferimento sì, cioè, mi dice che i dati del campione nazionale come sono andata ci sono, poi analisi più fini eccetera, che so nord, sud, tutte queste cose qua, si trovano sul sito comunque. Quindi qui appunto avete la cosa, ok. Vabbè, e queste ve le ritrovate sulle slide, le spiegazioni anche, vedete, cosa intendono per indicazioni contenute, quelle che vi ho detto a voce, e anche tipologia, che fa riferimento alla tipologia di risposta, ma lì non c'è scritto, quindi ve le ho scritte perché insomma per trovarle ho dovuto scrivere personalmente chiedendo scusa, ma cosa vuol dire RC, cosa vuol dire, no, quindi possono far comodo. Per esempio risposta giustificata può essere interessante quando uno lavora sull'argomentazione, no? Ok, c'è qualche altra domanda su questo? Allora, un'idea per esempio per procedere a stadi successivi, anche questo si farebbe bene in tempo reale col sito, ma insomma ve lo scorro e poi se uno vuol provare prova a casa. Uno può come primo passo per esempio prendere una o più prove, quelle di terza media, che quindi coprono tutti gli ambiti, ok? E per la consultazione basta prendere nella ricerca guidata il livello 8, quindi terza media, ok? Poi come secondo passo può individuare a partire dai risultati della prova l'ambito critico. Ora ci sono di nuovo i numeri, essenzialmente si parla di lacune di base, quindi saranno o numeri o spazio e figure. E quindi uno può raccogliere quesiti nell'ambito numeri, e ancora qui la ricerca per esempio di terza media, ma anche di prima media, che ora non fanno più, però fino al 2013 sì, e quindi nell'archivio le trovate anche quelle vecchie. E come consultazione per trovare questo fate ancora ricerca guidata per ambito e scegliete l'ambito numeri e poi ci mettete il livello, quindi mettete END e livello 8 oppure livello 6, ok? E potete comporre una prova con tali quesiti, così potete coprire diversi argomenti dell'ambito numeri, ok? Quindi avete una prova solo su numeri ma che copre tante cose, okay? Dopodiché, andando avanti, si tratta di individuare l'argomento, gli argomenti critici all'interno dell'ambito numeri, per esempio le frazioni. Allora dovete raccogliere quesiti sulle frazioni. Allora, ricerca per indicazioni contenuti, selezionate fra gli obiettivi quelli che possono avere a che fare con le frazioni, ve li trovate elencati. Io qui ci ho messo addirittura da 42 a 49 perché gli obiettivi da 42 a 49 riguardano le frazioni, però naturalmente lo potete fare per qualsiasi altro argomento. Oppure selezionate la competenza, si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, magari vi ritrovate poi le stesse prove, ok? E a quel punto componete una prova con questi quesiti che riguardano solo le frazioni, eccetera eccetera, ok? Poi quello che dicevo, le prove relative all'ultimo passo possono essere anche strutturate come questionario prima e dopo o essere accompagnate da un test di autovalutazione finale come quelli che abbiamo visto l'incontro precedente o il primo, non me lo ricordo, ok? C'è qualche domanda? È chiaro, detto così, cioè uno lo dovrebbe fare, ma vi ho solo suggerito un modo, una traccia per utilizzare questa risorsa in un, cioè, rispetto all'obiettivo del riconoscere lacune di base. In effetti, ripeto, le prove sono tantissime, quello che più importa, uno può averci da ridire di tutto sulle prove Invalsi o su Invalsi o chi per esso, però non c'è dubbio che dal punto di vista matematico le prove Invalsi siano molto più significative di qualsiasi libro di testo, almeno di quelli che conosco io, poi magari ce ne sono alcuni che non conosco e che sono perfetti, va bene? Ok, allora passiamo invece all'altro tema di questo incontro, che è il metodo di studio e altri processi di controllo. Ora cerco di spiegare in che senso altri processi di controllo. Cioè, in realtà questa parte si occupa di quelle abilità di tipo metacognitive, cioè riguardo la metacognizione.
cosa si intende per metacognizione? Si intendono essenzialmente due cose: la consapevolezza delle risorse, delle proprie risorse, a delle realtà non necessariamente interne. Cosa intendo risorse interne? Per esempio, io sono consapevole di non avere assolutamente memoria, no? Però possono essere anche consapevolezza di risorse esterne. Sono consapevole che per fare questa chiacchierata ho a disposizione un'ora. Quindi, secondo me, va intesa come consapevolezza di risorse in senso lato. Pensate a uno che ha un compito, deve sapere quanto tempo ha a disposizione per regolare i propri comportamenti rispetto a questo tempo. La consapevolezza in una persona con abilità metacognitive, la consapevolezza dovrebbe avere delle conseguenze sui comportamenti, cioè è quella che si chiama regolazione dei propri comportamenti in base a queste risorse. Se ho un'ora mi devo comportare in un certo modo, se so di avere 3 ore posso comportarmi in un modo diverso, d'accordo? Se so di non avere memoria, se devo studiare una poesia, so che la dovrò ripetere 50 volte, se so di avere memoria sarà sufficiente che la ripeta 3 volte, d'accordo? Allora non c'è dubbio che le diciamo abilità di tipo metacognitive abbiano un'importanza cruciale in qualsiasi contesto. Sono state studiate in particolare nel contesto di soluzioni di problemi di qualsiasi tipo e secondo me non c'è dubbio che abbiano molto a che fare col successo a scuola, a tutti i livelli, compresa l'università. Cioè se uno ha buone capacità metacognitive, anche all'università, probabilmente può avere più successo di uno che magari ha più conoscenze, più abilità, ma in qualche modo non le gestisce in modo ottimale rispetto agli obiettivi che ha. Capito? Quindi è proprio una questione di gestione di risorse. Si parla anche di capacità manageriale in qualche senso. Allora il metodo di studio io lo vedo come una, cioè l'attivare un buon metodo di studio come una competenza in un qualche senso metacognitivo, perché uno deve essere consapevole del tipo di testo, per esempio, che ha davanti, perché se io leggo un articolo sul giornale o se leggo o se studio un capitolo di matematica, o se leggo un giallo, capite? O se leggo un'altra cosa ancora, beh, sarà bene che non li legga tutti nello stesso modo. D'accordo? In particolare quando studio, cioè quando leggo un testo di matematica, dovrò attivare certi comportamenti, faccio per dire, prendere appunti mentre leggo, chiedermi, farmi delle domande su quello che leggo, eccetera, eccetera. Quindi quando si parla di metodo di studio, si parla di comportamenti che in qualche modo devono rispettare la disciplina che sto studiando, quindi le sue caratteristiche, e sarà di quello di cui parleremo. Allo stesso tempo però deve anche rispettare le caratteristiche di chi studia. Pensate ai ragazzi che dicono, ah vabbè, non c'è problema, studio domani 10 ore, ma come studi domani 10 ore? Non sai stare 5 minuti su un libro e pensi che sia possibile stare 10 ore su un libro? Capite? Quindi è chiaro che se uno non conosce le proprie risorse, oltre alle caratteristiche della materia che deve studiare, cioè il metodo di studio non se ne ragiona nemmeno. Vi torna, quindi è una cosa delicata perché mette in gioco appunto caratteristiche della disciplina ma anche caratteristiche del soggetto che studia. Quindi in questo senso il metodo di studio lo metto in quelli che si chiamano processi di controllo, perché la regolazione in base a tali risorse si chiama anche attivazione di processi di controllo. C'è qualche domanda su questo? C'è qualcosa che non è chiaro? Sono stata un po' sbrigativa. Quindi in particolare noi parleremo in qualche senso, come dicevo prima, di accompagnare allo studio, che è qualcosa che ha a monte, cioè la difficoltà di convincere lo studente che ha senso studiare, che è una difficoltà sempre più grossa, perché sembra una battuta ma non lo è veramente. 15 anni fa, quando lavoravo con gli studenti del primo anno di università, quindi quelli che venivano dalla quinta superiore, ero convinta che molte delle loro difficoltà fossero legate a un metodo di studio sbagliato. Cioè studiavano la matematica come studiavano storia e non andava per niente bene. Negli ultimi anni che insegnavo agli studenti del primo anno, il problema era completamente diverso. Non è che studiavano matematica come studiavano storia, non studiavano proprio. Cioè nel senso che sembravano non avere nessunissima
abitudine allo studio di un testo che aveva un inizio, una fine, che aveva un senso compiuto in cui ci potevano trovare delle cose. Quindi, ripeto, non è una battuta. È chiaro che a seconda del problema che ho davanti, non si tratterà solo di insegnargli come studiare, ma di convincerli a studiare in qualche modo, che è molto più difficile. Quindi, come dire, accompagnare allo studio prima ancora che accompagnare nello studio, e poi vedremo qualcosa sulla gestione delle risorse. In realtà vedremo solo qualche cosa su una risorsa importantissima, non interna ma esterna, che è il tempo. La gestione del tempo, soprattutto in certi contesti come le verifiche scritte eccetera, è ovviamente importantissima. Sono molti gli studenti, anche all'università, che per esempio fanno male un compito perché hanno a disposizione 3 ore e sanno di avere a disposizione 3 ore, sanno che ci sono 5 esercizi e sono capaci di stare 2 ore e mezza su un esercizio. Dopodiché è chiaro che la sufficienza non ce l'hanno. Allora, il problema è che sanno la matematica o non la sanno. Certo, almeno su quell'esercizio non ne sanno abbastanza, se no l'avrebbero fatto prima, per carità. Però magari gli altri 4 li sapevano fare perfettamente, ma non lo sapremo mai. Quindi, ripeto, nella gestione delle risorse, la gestione del tempo è, secondo me, una delle più importanti. Allora, i materiali che vedremo di questa parte sono, alcuni si possono usare materiali già di cose già viste, per esempio facciamo il punto, questionari prima o dopo vanno benissimo anche in questa fase. Poi ci sono delle cose nuove, su alcune di queste cose sorvolerò un pochino, tanto l'importante è che sappiate che esistono, ve le ritrovate, eccetera, eccetera. E altre invece, quelle che ritengo più importanti, mi ci focalizzerò un po' di più. Quindi c'è un questionario, fra le proposte, un questionario sul metodo di studio, una scheda per l'autovalutazione dello studio, e poi quelle che appunto più mi premono sono l'attività per lo studio di una definizione, attività per lo studio di una dimostrazione, attività per lo studio di un teorema, naturalmente con gli appositi, come dire, adattamenti, accorgimenti per la scuola secondaria di primo grado, e poi un'attività, una scheda per la gestione del tempo. Vabbè, allora, il questionario sul metodo di studio non è niente di che, è semplicemente un questionario con delle domande per far riflettere, cioè tutti questi materiali hanno soprattutto l'obiettivo di far riflettere lo studente, oltre che quello di dare informazione, un feedback all'insegnante. Per esempio, dedichi lo stesso tempo allo studio di tutte le materie, se no quali sono le materie che studi di più, perché, quali sono quelle che studi di meno, perché. Quante ore studi in genere al giorno? Da 0 a 30 minuti. Studi sempre nello stesso orario? Cioè, capite, anche a volte gli studenti che studiano, che vogliono studiare, poi sono assolutamente disorganizzati nello studiare e quindi non ottengono, per quello si parla di gestione di risorse, di processi di controllo, non ottengono i risultati che potrebbero ottenere perché gestiscono le proprie risorse in un modo non adeguato. Per esempio, hai degli impegni fissi, quanto tempo ti occupano, in quali orari, studi da solo o con qualcuno. Anche la scelta di studiare da solo con qualcuno non è una scelta banale, non è che con chiunque studi va bene, cioè ci sono dei motivi o dei momenti in cui ha senso studiare con qualcuno, altri no. Insomma, riflettere su queste cose secondo me è importante. Trovi utile studiare con qualcuno perché? Se studi con qualcuno lo fai in tutte le fasi dello studio o solo in alcune fasi? Come procedete? Un'altra cosa secondo me importante, in quale ambiente sei abituato a studiare? Sei abituato a studiare con altre persone intorno? Studi in un ambiente silenzioso oppure con un sottofondo? Sei tu che decidi di studiare con un sottofondo o in qualche modo ti è imposto da altri? Studi sempre in quel modo oppure in certi momenti hai più bisogno di silenzio? Se sì, cioè, capite, l'idea di far riflettere lo studente su alcune cose su cui in genere non riflette. Fai fatica a metterti a studiare, quando studi fai spesso interruzioni, se si di che genere, se no ti disturba essere interrotto. Ci sono delle materie che studi più volentieri di altre, se sì quali perché, quali studiavi meno, scusate, qui è rimasto un studiavi meno volentieri perché è nato per primario d'università, perché ti stanchi a studiare,
Se sì, cosa fai per recuperare questa fatica? Ti riesce difficile studiare più materie diverse nello stesso giorno, oppure il fatto di cambiare ti alleggerisce la fatica? Qui ha a che fare un po' con gli stili cognitivi, come si dice, no? Cioè ci sono delle persone che preferiscono fare una cosa per volta approfondita. Se uno lo sa, si regola di conseguenza, cioè mi organizzo quando è possibile lo studio nell'arco di una settimana in modo da poter andare in profondità un giorno su una cosa, un giorno su un'altra, eccetera, eccetera. Ma se io non sono consapevole del fatto che mi riesce meglio in un modo o in un altro, non potrò regolarmi di conseguenza. Ti capita di sentirti soddisfatto dopo aver studiato? Se sì, quando? Ora si entra nella matematica. Quando studi matematica, quali di questi comportamenti adotti? Studi prendendo appunti su un foglio. Come si fa a studiare matematica senza un foglio accanto? Leggi a voce alta, leggi ma mentalmente, leggi una prima volta globalmente e poi rileggi lentamente soffermandoti sui vari punti. Anche lo stile di lettura di tutti noi è diverso ed è importante che uno sappia qual è quello che gli riesce più congeniale. Io per esempio devo, anche quando leggo un romanzo, devo leggere tutto una prima volta, come dire, per sapere come va a finire in un certo senso, e poi mi regolo di conseguenza nel rileggere i tempi, eccetera. Ma per altre persone invece non è così. Vabbè, se si tratta di un teorema, cerchi di comprendere bene l'enunciato prima di passare allo studio della dimostrazione. Questo è utopia, perché in genere le dimostrazioni si fanno, ma insomma anche questo è un materiale da adattare ovviamente. Dopo aver studiato qualcosa cerchi di verificare se l'hai imparato. Cioè, anche i ragazzi all'università si accorgono di aver studiato in modo sbagliato quando arrivano all'esame, ma ci dovevi pensare prima di fare una verifica di questo tipo. Non è possibile che tu nel momento dell'interrogazione scopri che tutta la fatica che hai fatto non è servita a niente. Se hai risposto di sì, cioè se cerchi di verificare cosa hai imparato, come lo verifichi? Lo puoi ripetere a voce alta, ti fai domande da sole, lo ripeti, eccetera, eccetera. Quali difficoltà incontri nello studiare matematica? Fai un esempio di un risultato che non riesci a imparare, prova a dire perché. Quando assisti all'interrogazione dei tuoi compagni, in genere capisci le osservazioni fatte dal professore? Se lo ritieni opportuno, aggiungi altre osservazioni. Qualche osservazione su questo? Ripeto, prendetelo come uno spunto, cioè le cose che uno considera troppo elevate o semplicemente troppe, uno le taglia, eccetera. Però secondo me fare una riflessione con gli studenti sullo studio. Prego. Sì, però sì, diciamo, questo discorso è un discorso ovviamente difficile, che anche questo, come dire, all'interno della classe si conquista con la fiducia nel docente, nel senso che se gli studenti capiscono, e lo capiscono non tanto dalle dichiarazioni di quel giorno del docente, ma dai suoi comportamenti quotidiani, che quello che sta a cuore al docente non è tanto valutare un comportamento, no? Ma semplicemente conoscere le modalità con cui gli studenti affrontano lo studio, che può essere anche che non lo studiano, che non studiano per niente, con l'obiettivo di favorirli, no? Cioè, quindi di aiutarli a superare le difficoltà. Quindi non è chiaro che non è semplice, però io credo che questo discorso della, appunto, della, intanto uno lo può far fare anche anonimo, no? Cioè far fare a loro come riflessione personale, e poi magari uno lo ritira oppure se ne parla, ma senza bisogno che uno dichiari che cosa fa, eccetera. E esplicitare questo fatto, che anche con gli esempi che ho fatto, no? Magari chiedere a loro degli esempi di situazioni, fargli, cioè una volta che uno fa un esempio tipo quello che ho fatto, che è assolutamente banale, cioè come dire, su questi discorsi dello studio, per esempio del rumore di fondo. Quanti sono i ragazzi che studiano con la musica di sottofondo? Quindi non credo che nessuno abbia difficoltà a dire studio con la musica di sottofondo. Però ragionare sul fatto, ma hai provato a studiare senza musica di sottofondo? Ci sono delle differenze, cioè la musica di sottofondo ti dà qualche cosa di più
oppure non può essere che ti faccia fare più fatica, perché poi in definitiva il discorso è: se tu studi 3 ore con la musica di sottofondo e ottieni lo stesso risultato studiando 1 ora senza musica di sottofondo, forse conviene che tu studi 1 ora, oppure mettete pure 10 minuti invece che 20, no? Studi 1 ora e basta, e poi per 2 ore senti a manetta la musica e ti concentri sulla musica, che non è più un sottofondo. Quindi non credo, soprattutto su certi punti, cioè io penso che ci possa essere anche, come dire, l'interesse degli studenti e dei ragazzi a parlare di una cosa che in qualche senso è quasi tabù, no? Perché, come dire, l'insegnante dà per scontato, pur sapendo che non è vero, dà per scontato che tu studi, sappiamo benissimo che non è vero, e lo studente fa finta di studiare, cioè il gioco delle parti è quello. Ecco, scoprire un pochino le carte, cioè dire che a me non interessa cosa mi dichiarate che fate, no, non è una questione moralistica. Però, a seconda di come vi comportate, con meno fatica potete ottenere più risultati. Quindi può essere convincente. Si tratta di provare anche qui, di vedere un pochino. Altre osservazioni? Vabbè, qualcuno ha voglia di provare? Vedremo, tanto abbiamo ancora un po' di tempo davanti. Oh, questa... invece è proprio una scheda per l'autovalutazione dello studio, e qui mi dispiace perché è un esempio, perché io la usavo nel corso di recupero all'università, quindi è un esempio di argomento che non si fa in genere né alle superiori, sicuramente non si fa alla scuola media, però vi faccio vedere un pochino come funziona. L'idea è scelgo un argomento estremamente circoscritto, no? Qui, per esempio, ripeto, eravamo a livello di precorsi, erano le prime cose di geometria dello spazio, quindi proprio le prime cose, che so, la distanza fra 2 punti nello spazio, un vettore nello spazio, prodotto scalare, l'equazione di un piano, eccetera. E cose, come dire, che se le studio, sembra banale, ma non è così, se le studio, le imparo, cioè per dire la definizione di prodotto scalare, posso essere intuitiva e intelligente come mi pare, ma se non la studio non la so, ok? Quindi ci sono delle cose che uno deve sapere prima di affrontare argomenti successivi. Soprattutto nel contesto del recupero delle difficoltà, eccetera, convincere lo studente a ritornare su cose vecchie che solo per il fatto che è convinto di aver già fatto ritiene di sapere, è difficilissimo. Cioè l'università era estremamente difficile. Lì, scusate, ho parlato dei precorsi, ma non era precorsi, era il corso di recupero. Quindi questi ragazzi nel corso di recupero, che avevano fatto un sacco di volte l'esame, l'avevano studiato secondo loro, no? Però con esito negativo, era difficilissimo convincerli a rimettersi a studiare, perché quello che facevano tipicamente, come fanno tutti i ragazzi, era prendere gli esercizi degli ultimi testi d'esame, provare a farli e eventualmente, laddove trovavano qualche difficoltà, eventualmente andavano a cercare sul libro l'argomento relativo, ma nella migliore delle ipotesi, se no si facevano spiegare come si faceva, come dovevo farlo, no? Quindi è proprio un discorso di convincere lo studente che su certe cose, cioè come dire, ci deve passare. Cioè non ci sono sconti, certe cose è inutile che si metta a studiare le cose, se non sa quelle lì non può andare avanti. Ecco, non è invece di dirlo, cioè questo è un modo, come dire, per cercare di farlo, cioè di convincerli attraverso l'esperienza. Però ci vuole un argomento, un sottoargomento addirittura, molto circoscritto, per dire la somma di frazioni, no? E poi fare delle domande molto puntuali su questi aspetti qui. Quindi qui ho immaginato una serie di domande, qui erano 25, naturalmente non una sola per ogni cosa, ma qui per esempio ce n'era una sola, che era la 1, sulla distanza fra 2 punti, c'erano la domanda 2, 3, 4, 5 che riguardavano, ma erano domande molto semplici, per dire appunto, prodotto scalare, ti do 2 vettori, dimmi qual è il prodotto scalare di questi 2 vettori, punto, non è che gli chiedo. Quindi non sono nemmeno esercizi, sono semplicemente domande, non so se mi spiego, quindi devono essere estremamente semplici, cioè deve essere chiarissima la corrispondenza del fatto che ho studiato la so, non ho studiato non la so, ok? Quindi che cosa prevede questa attività?
che il foglio successivo di esercizi, che saranno un pochino più elaborati, beh, lo studente ci potrà accedere, diciamo così, solo quando ha fatto bene questa parte qui, capite? Quindi è una specie di filtro, è un vero e proprio filtro, ok? Quindi in un certo senso costringo lo studente a studiare, tra virgolette. L'idea è però, chiaramente a seconda della situazione eccetera, la cosa è più o meno utopistica, per esempio nel corso di recupero, che cosa è successo? Che nel momento in cui uno si accorge che così, cose che prima non riusciva a fare, riesce a farlo, capite che la motivazione è molto forte, perché da un lato al solito lo forzo e dall'altra parte attraverso questa forzatura lui può avere esperienza di un successo che non aveva mai praticato, ok? Vabbè, quindi questo praticamente ve l'ho già detto, quindi l'idea di proporre un foglio di domande numerate scelte con cura in modo che vertano tutto su quel piccolo segmento che per rispondere sia necessario e sufficiente possedere una conoscenza acquisibile attraverso lo studio, quindi non deve essere un problema, e le domande coprono le conoscenze relative al segmento eccetera. Per esempio questi sono esempi: calcola nello spazio la distanza fra due punti, cioè ti definisco distanza fra due punti, calcolala, cioè o lo sai o non lo sai. Va bene, e quindi quella era la scheda. Ok, e ora concentriamoci sulle cose più, secondo me, più significative. Commenti su questa qui precedente? Siete vivi? vabbè, attività per lo studio di una, cioè tutte queste attività di fatto vogliono favorire uno studio, ma anche un insegnamento, cioè quindi anche un tipo di insegnamento da parte del docente che sia rispettoso delle caratteristiche della matematica. Cioè la matematica è una, cioè ogni disciplina è a sé stante e ha la sua natura specifica. In particolare vogliono far cogliere l'idea stessa di definizione, di dimostrazione e di teorema, cioè cose che sono importanti in un certo senso già alla scuola primaria. Sarebbe importante lavorarci, magari non lo chiamo teorema, non lo chiamo dimostrazione, la posso chiamare definizione, ma è importante che l'insegnamento fin dalla scuola primaria abbia presente le caratteristiche della matematica, poi sarà un discorso che si svolge nel tempo, però che sia rispettoso. Allora l'idea è che, e chi di voi ha fatto altri corsi con me conosce questa tematica, che matematica, per condensare l'idea della specificità della matematica, ci sono tanti tipi di perché. Faccio qualche esempio. Perché per due punti passa una sola retta? Perché in un'espressione si fanno prima le moltiplicazioni e poi le addizioni? Perché in un'equazione si può portare di là un addendo cambiandolo di segno? Perché un numero primo è divisibile solo per se stesso per uno? Perché la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi? Perché la moltiplicazione si esegue nel modo usuale in colonna? Cioè la domanda è sempre la stessa, perché? Ma il tipo di risposta è completamente diverso. Allora, col tempo, lo studente e a monte l'insegnante deve rendersi conto almeno che ci sono diversi tipi di perché, e che se si sforza di rispondere a un certo tipo di perché con un altro tipo di perché, non ne esce, non può capire assolutamente. Faccio un esempio: perché un numero primo è divisibile solo per se stesso per uno? I matematici dicono per definizione, è la definizione di numero primo che dice. Se io cerco di capire il perché profondamente, come cerco di capire perché in un triangolo, rettangolo, la somma di quadrati, se io uso lo stesso ragionamento per capire due cose così profondamente diverse, si potrebbe dire epistemologicamente diverse, che hanno, si dice, anche uno statuto diverso in matematica, beh, non ce la faccio, non posso capire, non è che sono io che non capisco, non ha senso la domanda che mi pongo. Vi torna? Quindi, allora, un primo livello da raggiungere lentamente, ma secondo me da lavorarci sistematicamente fin dalla scuola primaria, è far capire, se non altro far fare esperienza agli studenti che esistono diversi tipi di perché. Poi che loro sappiano rispondere, questo è un altro discorso.
no? A seconda poi del livello ci si lavorerà più o meno. D'accordo? Quindi capite che quello che entra in gioco qui è la struttura della matematica, in cui ci sono, no, degli assiomi, in cui a partire dagli assiomi si dimostrano teoremi, a partire dai teoremi altri teoremi, dove teoremi significa semplicemente qualche cosa che si può dimostrare o a partire da un altro teorema o a partire dagli assiomi. Importantissimo il fatto che per lavorare in questo modo qui bisogna usare le regole di deduzione tipiche della matematica e non quelle tipiche del linguaggio quotidiano, che come abbiamo visto l'altra volta sono completamente diverse, quindi è un gioco particolare quello che si sta giocando. E nel fare tutto questo, quindi nel dimostrare teoremi, entreranno in gioco delle definizioni, perché se c'è un oggetto matematicamente significativo vale la pena trovare una parola per designarlo e non ripetere tutto. Per esempio triangolo mi fa comodo invece che dire tutte le volte poligono, contra, eccetera, eccetera, capito? Quindi da un lato le definizioni, dall'altro anche le convenzioni come quelle delle parentesi, dell'ordine dell'operazione delle parentesi. Quindi l'idea è che la matematica ha una struttura di questo tipo e qui ci vedo diversi tipi di perché. Quindi per esempio anche se di assiomi alla scuola secondaria superiore si comincia a parlare di questo, non si parla assolutamente di assiomi nella scuola media, tantomeno nella scuola primaria, però che l'insegnante sia consapevole del fatto che in matematica non è come in italiano, per cui se io cerco una parola nel vocabolario, che so, amare, no? Avere, cioè provare amore per qualche cosa, uno dice amore, cioè capite, c'è un rimando continuo da una parola all'altra, c'è una circolarità, per esempio, nel vocabolario. Questa circolarità in matematica non è ammessa, quindi a un certo punto io vado a ritroso, ma a un certo punto mi devo fermare. Il punto in cui mi fermo, cioè indietro non ci posso andare, sono gli assiomi. Gli assiomi, per esempio, gli assiomi sul concetto di insieme, gli assiomi più famosi sono quelli della geometria, quindi il concetto di punto, retta, piano, il concetto di numero naturale, perché ci sono anche gli assiomi per quanto riguarda i numeri. In realtà poi, come dire, basterebbe uno di questi sistemi di assiomi per poterci, per esempio, dagli insiemi posso costruire i numeri, dai numeri posso costruire la geometria, eccetera, ma ci interessa il giusto qui. Quello che voglio dire è che se io mi chiedo, se io non ho questa consapevolezza, e i libri di testo certamente non mi aiutano, e comincio a dire, pretendo di dare una definizione di retta, no? Quando retta invece è, come si dice, un concetto primitivo che viene definito negli assiomi della geometria, che non vi dicono esplicitamente cos'è una retta, ma vi dicono come si comporta e come deve essere fatta, quindi, ok? Ripeto, anche questo è un discorso molto sottile, però che l'insegnante abbia consapevolezza che c'è un tipo di perché, e cui la risposta è che è stato deciso così in un certo senso. Quindi se io mi chiedo perché per due punti passa una sola retta, cioè quando mi capita di fare formazione, le risposte che vengono fuori, ora qui non c'è tempo, ma sono interessanti, perché uno comincia a dire perché c'è un'unica direzione e cosa vuol dire la direzione, capite? Cioè poi uno si intorta, perché ovviamente non ne può uscire, non può riuscire a spiegare perché per due punti passa una sola retta, perché questi sono gli assiomi, perché così dicono gli assiomi. I tipi di perché più interessanti naturalmente sono quelli che riguardano i teoremi, perché a questo punto i tipi di perché sono delle catene deduttive. Allora è importante che un ragazzino, ripeto, fin dalla scuola primaria secondo me, comincia ad avere la percezione che in matematica ci sono delle cose che si accettano, ci sono delle, quella è la meno importante, la più raffinata, quella degli assiomi, ma che ci sono delle cose che si dimostrano e che ci sono delle cose, per esempio, che si definiscono. E quindi è inutile pretendere di capire una cosa che si definisce nello stesso modo in cui cerco di capire una cosa che si dimostra. Vi sembra troppo ambizioso tutto questo? Però certamente ci vuole una certa attenzione nel modo di insegnare, quindi non solo a livello di recupero, ma secondo me anche a livello di prevenzione, di come si fanno le cose in classe. E ripeto, i libri di testo, assolutamente, per quanto riguarda la secondaria di primo grado, la secondaria di secondo grado è già diverso, assolutamente non aiutano. Prego. Tutto, tutto.
Sì. Sì, diciamo, il salto da un approccio assiomatico, da un approccio non assiomatico e più operativo come quello della scuola secondaria di primo grado, a uno assiomatico è indubbiamente un salto enorme, no? Che quindi richiede molta cautela, attenzione da parte dell'insegnante. E quindi, come dire, è un nodo che va messo nel conto, cioè che i ragazzi abbiano difficoltà su quello, secondo me è normale, è giusto così e ci si deve lavorare. Però certamente se i ragazzi però almeno hanno avuto un insegnamento attento agli aspetti teorici della matematica, quindi ripeto, la storia degli assiomi è troppo raffinata per la scuola media, cioè ha un livello di astrazione esagerato, però la differenza fra definizioni e teoremi sì, no? E allora se lo studente nella scuola secondaria di primo grado ha avuto un'educazione attenta a questi aspetti teorici, allora sono convinta che anche quel salto lì che si diceva sarà un salto più gestibile, più fattibile. Certo, se questo manco sa la distinzione fra definizione e teorema, gli parlo di assiomi, cioè veramente pensa di essere finito su un pianeta inospitale, tra l'altro, cioè non solo diverso ma inospitale, okay? Quindi dicevo, lasciamo stare pure gli assiomi, tutte le altre cose secondo me richiedono l'attenzione, molta attenzione anche nella secondaria e primo grado, e secondo me anche nella primaria richiedono attenzione, vuol dire che l'insegnante è consapevole di questi problemi e poi decide di conseguenza. Non significa che entra in seconda primaria e dice stamattina facciamo un teorema, ovviamente. Prego. E per quello non ce le ho messe. No, nel senso, no. Appunto, è un mondo diverso in un certo senso, cioè questo è un approccio, cioè da una parte c'è il solito approccio per regole, cioè che significa? Ti dico cosa devi fare in una certa situazione, il che è la negazione dell'idea di competenza, proprio è l'opposto dell'idea di competenza, ti dico cosa devi fare quando ti capita questa cosa qui, no? Allora, da un lato c'è l'approccio per regole, quindi l'enfasi sulle formule che poi vanno applicate. L'origine di queste formule, ora vediamo un esempio, no, che qualcuno di voi già conosce, l'origine di questa formula, il perché funziona, non è assolutamente oggetto di interesse, no? Allora, parlare di formule, di regole, eccetera, significa avere un approccio completamente diverso. In quel senso non ce le metto. L'idea è, nel momento in cui uno in qualche modo comprende, condivide un approccio di questo tipo, sarà lui stesso, nel senso dell'insegnante, a ripensare le regole, a collocarle qui o lì o da un'altra parte. E quindi non a presentarle come regole o come formule, ma a presentarle come risultato di un tipo o di un altro. Capito? Ho deciso che sarò ottimista fino a 70 anni, quindi ho ancora 5 anni a disposizione. No, io penso, cioè, non, cioè ragazzi poi sono talmente, tra l'altro la matematica così acquista molto più senso. Per i ragazzini, cioè, la maggior parte del rifiuto nei confronti della matematica è dovuta all'idea che la matematica è fatta di regole da ricordare, applicare esercizi noiosissimi uno uguale all'altro e nonostante siano uno uguale all'altro non mi riescono uguali, no? Cioè questo che è noioso nella migliore delle ipotesi, frustrante nella peggiore, capite? Allora, quando i ragazzini si fanno ragionare, non è che gli si fa uno sgarbo, no? Cioè, nel momento in cui gli si chiede un coinvolgimento del cervello maggiore, non solo di ricordare, trovano senso, soprattutto, ritornando al discorso delle lacune di base, soprattutto sulle basi, soprattutto sull'aritmetica. Cioè,
il modo in cui viene insegnata l'aritmetica, che viene insegnata in modo assolutamente operativo non solo nella primaria, ma nella secondaria e primo grado. Chi ha fatto TFA PAS con me, Lucia, sa no, quando si parlava per esempio della divisibilità. Cioè che nella scuola media, sui libri di testo, la divisibilità è ridotta alla scomposizione in fattori primi, come se fosse le colonne di Ercole della matematica, come se fosse cruciale scomporre in fattori primi i numeri, naturalmente cominciando dal 2, per carità, perché si deve fare altrimenti, dimenticando tutta la teoria che c'è dietro. Tra l'altro, ritornando alle prove Invalsi, il bello delle prove Invalsi è che l'approccio che hanno è esattamente questo, e quindi vanno a testare la comprensione e non l'applicazione di regole attraverso la memoria. Cioè non trovate pochissime domande, quesiti Invalsi, che vi richiedono solo l'applicazione, no? Anche in contesto geometrico, sono prove completamente diverse. Quindi dicevo, è molto più affascinante, ma io penso veramente per tutti, anche per i ragazzini, un approccio alla divisibilità fatto in un certo modo, rispettoso di questi aspetti teorici, eccetera, piuttosto che chiedere di scomporre in eterno per 3 mesi in fattori primi e non si capisce perché. Poi se i ragazzi dicono ma queste cose non mi serviranno mai, gli possiamo dar torto. Quando mai vi è capitato di dover scomporre in fattori primi un numero nella vostra vita? Allora il discorso degli aspetti teorici è importante perché vi dà proprio la percezione di un cervello impegnato in uno sforzo di ragionamento, e la percezione di uno sforzo di ragionamento è trasversale. Nel momento in cui sento di poter ragionare, non è che ragiono solo quando parlo di divisibilità, ragiono quando parlo di qualsiasi altra cosa. Quindi, ripeto, continuo ad essere ottimista sulla possibilità di impostare un approccio diverso e sul fatto che questo approccio sia vincente non solo perché rispettoso della matematica, cioè l'educazione matematica non è l'educazione alle regole, non c'è dubbio, no? Rispettoso delle indicazioni nazionali, perché se andate a vedere gli obiettivi e le competenze, questo vi dico, no? No? Ma anche, come dire, secondo me, più gradito agli studenti, se vogliamo preoccuparci di quello. Quindi, sui teoremi, la nostra idea è che, cioè non la nostra idea, l'idea ingenua, e che sicuramente i ragazzini costruiscono, e che i teoremi sono quelli che ha fatto qualcheduno con un nome proprio maiuscolo, no? Quindi Pitagora, Rolle, Euclide, ma se non c'ha nome non è nulla, no? Invece in matematica è tutto ciò che si dimostra. Allora questo ha secondo me può avere un fascino in classe, perché delle piccole cose che si possono dimostrare si possono far fare in classe, e chiamarli per esempio col teorema di Mario, perché Mario è riuscito a fare la dimostrazione. A me è capitato con gli studenti dell'università, del primo anno di università di biologia, eccetera, su piccole cose che sono, mi ricordo che era il valore assoluto, era la disuguaglianza triangolare, no? Invece di dirgli, di dimostrargli eccetera, no, prima gli ho chiesto di fare una congettura, no? Di congetturare che segno ci sarebbe stato, oppure era il prodotto dei numeri, dei valori assoluti, forse era quello. E quindi gli ho chiesto di congetturare come veniva ai ragazzi, capite, che è il primo passo prima della dimostrazione, qui non se ne parla, ma insomma c'è dietro. E c'è stato un ragazzo che ha detto ma secondo me viene così. Allora quello si chiama Alfredo, vabbè, questa è la congettura di Alfredo, vediamo se è vero, proviamo a dimostrarla, e l'ha dimostrata un altro, era banalissima da dimostrare, però è importante che i ragazzi facciano esperienza di dimostrazione da sole. Era Riccardo, allora avevamo la congettura di Alfredo dimostrata da Riccardo, è diventata il teorema di Riccardo, faccio per dire. Cioè sono cose che si possono fare in classe, soprattutto con l'aritmetica, dove ci sono anche risultati che si possono dimostrare semplicemente, o comunque si possono argomentare, per esempio alla scuola media, senza pretendere che sia una dimostrazione rigorosa. Scettici? Nozioni in che senso? Nozioni di teoremi, per esempio geometria, anche le aree,
allora gli ho spiegato, per esempio, che cioè, la nascita della matematica cioè, è antica e quindi deriva da un'esperienza diretta che le persone vivevano direttamente. Cioè, erano problemi che affrontavano nella vita quotidiana e quindi venivano teorizzati in un certo modo. Quindi la filosofia, queste cose qui, l'osservazione del cielo. Quindi ho cercato di interessare, però a quel punto loro cioè, si confondono ancora, tendono a... Sì, ma perché non si tratta di spiegargli, secondo me, cioè non si tratta di raccontargli cosa succede in matematica, si tratta di fargli provare in piccolo l'esperienza del matematico, che è completamente diversa, ma è completamente diverso, quindi non gli racconto, cioè, per carità, gli aspetti storici sono importanti. Poi dopo è quello che gli viene dimostrato anche alla lavagna, cioè nel senso, fare degli esempi sia a spiegarglielo che ma sì, però il problema è che devono essere loro, cioè se io li metto in un'attività, poi li vedremo in un'attività, come si dice, tipo laboratoriale, in gruppo, perché non c'è scritto da nessuna parte che la matematica si debba fare da soli, no? Quindi, per esempio, in gruppo, gli do un problema accessibile, no? Nel senso che sia adeguatamente complesso da costituire un problema, cioè una cosa in cui non posso ricavare dall'esperienza, dalla memoria, qualcosa di immediatamente applicabile, no? Quindi un problema aperto, non con valutazione, questa è la cosa principale, in classe, senza valutazione, in gruppo, li faccio lavorare su qualche cosa, Lucia può confermare, cioè che un lavoro di questo tipo fa provare ai ragazzi l'esperienza della matematica. Ed è quello che devono provare, non devono sentirsi raccontare che è così, capito? Perché da qui, anzi, a quel punto lì, oltre che mi spieghi queste cose qui, come diceva mio figlio, non mi dire perché, dimmi solo sì o no, no? Perché oltre che mi dici no, mi devi spiegare anche perché. Anche il mio dice, non ti ho chiesto perché, ti ho chiesto come si fa, io diventavo una becca. Sì, però questo... Sì, ma perché? Perché a scuola poi vogliono sapere come si fa. Se a scuola l'avessero chiesto perché... Certo, ma sì, è evidente, perché non è che sia un istinto naturale, soprattutto sulla matematica. Dici, meno per meno fa più, perché? Ma chi se ne importa, no? Però se io gli chiedo, lavorando insieme, ora non dico perché meno per meno fa più, perché è un discorso estremamente complesso, ma gli chiedo un'altra cosa... E li faccio lavorare insieme in classe, li permetto di parlare fra di loro, gli permetto essenzialmente di sbagliare. Allora questa diventa un'esperienza diretta con la matematica di cui uno poi non può fare a meno, perché poi uno è educato così, se gli dite le formule e basta, no, non le regge, capito? Quindi, ripeto, non è il problema di convincere, cioè, secondo me noi come insegnanti e aggiungo, se mi posso permettere, come genitori, siamo abituati a spiegare, a far prediche, no? Sempre, a dire come si deve fare, perché in realtà siamo i primi a aver paura dell'errore, preferiremmo studenti che non fanno errori, figli che non fanno errori e staremo più tranquilli, ma ovviamente non è possibile, anche perché poi sappiamo bene, soprattutto oggi, che al primo fallimento ci sono dei ragazzi che vanno in crisi in modo incredibile. Quindi è estremamente pericoloso che lo studente o comunque la persona sia abituata a non fare errori. È veramente pericoloso. Capito? E quindi secondo me è una rivoluzione, cioè richiede una rivoluzione da parte dell'insegnante, un approccio di questo tipo, non c'è dubbio. Però ripeto, dobbiamo smetterla di fare quello che sto facendo io ora, cioè di spiegare, no? E metterli in situazioni, ci sono, lo vedremo anche, ci sono tantissime ormai, anche se si trovano in rete facilmente, tantissime proposte tipo di didattica laboratoriale, come si dice, di problem solving, quindi non è che uno si deve inventare tutto dall'inizio. I libri di testo non aiutano, anzi, però appunto ci sono altre risorse che vedremo. Però ripeto, cioè, vanno messe e i materiali che ora vedremo vanno in questa direzione, cioè sono materiali che secondo me si possono utilizzare nella pratica didattica sia a livello di recupero ma anche semplicemente a livello, diciamo così, di prevenzione, cioè nell'insegnamento, e sono materiali che cercano di far cogliere la differenza appunto fra teoremi, definizioni, essenzialmente
ma anche altre cose. Un esempio che alcuni di voi hanno già sentito è il famoso, perché è famoso, criterio di divisibilità, per esempio per 3, che tutti lo sanno, è scritto in tutti i libri, ma fra i libri che abbiamo guardato noi ce n'è uno che spiega che il criterio di divisibilità per 3 in qualche senso ha un perché, nel senso che si dimostra, si può dimostrare. Questo tipo di dimostrazione può essere anche non raffinata come una dimostrazione, diciamo, vera matematica, cui si chiede la massima generalità, eccetera, ma può essere semplicemente un procedimento che fa capire perché. E ve lo scorro semplicemente perché voglio mettere in evidenza una cosa. Qui si parte da un numero particolare, 5274, sono discalculica, no? L'idea è di far vedere che un numero è divisibile per 3 se e solo se la somma delle sue cifre è divisibile per 3. Allora, il matematico prenderebbe un numero tipo A1, A2, AN, eccetera, eccetera. No, noi prendiamo, non pretendiamo di far questo, cioè ci adeguiamo al livello degli studenti che abbiamo davanti, no? Quindi prendiamo un numero, 5274, lo scriviamo, cioè sfruttiamo il fatto che la scrittura è posizionale decimale. Il 1000 lo scriviamo come 999 più 1, il 100 come 99 più 1, il 10 come 9 più 1, ok? Sfruttiamo la proprietà distributiva, ok? Quindi 5 per eccetera eccetera. Rimettiamo un pochino in ordine e quindi sto sfruttando la proprietà commutativa. Okay. Il 999 lo scrivo come 111 per 9, il 99 come 11 per 9. Rigiro ancora un po', insomma ci sono tanti modi, forse l'ho fatta anche troppo lunga. Comunque alla fine riesco da una parte a mettere in evidenza il 9, addirittura, e non solo un 3, il 9, e poi mi rimangono il 5, 2, 7, 4, che sono esattamente le cifre del numero di partenza, ma non è un caso, non è che mi stupisco, dai passaggi che faccio capisco come mai mi ritrovo esattamente quelle, okay? Quindi poi qui il discorso è che questo pezzo è divisibile per 3, ok? 5.264 è la somma di questo pezzo divisibile per 3 per un altro pezzo, quindi 5.274 sarà divisibile per 3 se e solo se lo è questo pezzo che rimane, ok? Ora io l'ho fatto velocemente con un caso particolare, ma la cosa secondo me importante è che questo tipo di piccola dimostrazione fa capire perché le cose funzionano, ma non solo, mette in evidenza per esempio una cosa che non si dice mai, che il criterio di divisibilità per 3 vale solo se il numero è scritto con una rappresentazione posizionale decimale. Ok, se lo scrivo in base 3 non funziona, d'accordo? Questo non si dice mai, cioè si considera una cosa non importante, però si ricorda, addirittura si fa studiare il criterio di divisibilità per 11. È chiaro che poi gli altri sono tutti dei giochetti che si fanno in un modo simile. Allora, una cosa di questo genere, secondo me, con i ragazzi si può provare a fare con garbo e poi vedremo cosa vuol dire questo garbo. La cosa interessante è che questa è una dimostrazione, è un tipo di dimostrazione che la didattica studia, perché non si può definire una ottima dimostrazione matematica perché non è abbastanza generale. Però dal punto di vista educativo, ma educativo nel senso educazione matematica, è una dimostrazione che ha la particolarità di essere generica, particolare ma generica, nel senso che c'è un caso particolare scelto, ma questo caso è tipico di un'intera classe di esempi, quindi se capisco come funziona in quel caso, di fatto capisco come funziona negli altri casi. Non tutte le dimostrazioni hanno questa particolarità, quindi per esempio è opportuno privilegiare dimostrazioni di questo tipo. Ok, ora andiamo avanti. Vabbè, quindi diciamo, se io riesco a passare negli studenti, lasciamo stare pure gli assiomi, ma questa idea dei perché, dei collegamenti, eccetera. Ecco, un'altra cosa vi volevo dire. Nel svolgere questa dimostrazione ho sfruttato un sacco di proprietà. Proprietà che in genere per i ragazzi sono proprietà da memorizzare, ricordare e recitare. Se voi chiedete a distanza di tempo la proprietà distributiva,
sono quelle cose commutativa, associativa, che poi si confondono con riflessiva, transitiva, perché finiscono tutte per IVA, no? Ma rimangono completamente inerti per gli studenti queste proprietà, il che ha dei grossissimi, dà dei grossissimi problemi quando si affronta l'algebra nella scuola superiore, perché sono proprietà che non sono state quasi mai praticate. Loro non hanno mai fatto esperienza per farci qualcosa, prego. No, no, d'accordo, ma ora dicevo questa perché questa è un argomento che viene fatto. No, in questo modo no, però qualche suggerimento quando parleremo poi fra poco di teoremi, magari non proprio di questo tipo, ma qualche suggerimento penso di potervelo dare, ok? Però l'importante è capire questo, perché questo vale anche per le superiori, nel senso che e anche per l'università, fra l'altro, perché si tende a fare sempre meno dimostrazioni. Allora, se si fanno dimostrazioni, poi vi farò vedere un modo per proporle, ma è anche importante sceglierle oculatamente, cioè è meglio una dimostrazione di questo tipo che vi faccia capire perché le cose funzionano in un certo modo piuttosto che una dimostrazione artificiosa come ce ne sono in matematica, cioè quelle cose che uno gli viene un'idea e poi funziona tutto ma non si capisce perché gli è venuta l'idea e perché funziona tutto. C'era un'altra mano alzata. Sì, prego. Sì, infatti. Sì. Più adatto allo scopo sarebbe invece lavorare su cambiamenti di base, no? Sulla cosa dei generici, insiste, no? E sul fatto che i criteri di disabilità valgono solo con la base 10 e appena cambi la base cambiano anche i criteri, no? Su questa cosa ci insisto, però questa per esempio l'avevo visto, non l'ho mai usata in classe, e la mia perplessità è che per un bimbo di scuola media, prima media, di prima media. Sì, allora sono d'accordissimo che il discorso delle basi diverse è un modo per creare, come si dice, quel conflitto cognitivo, come si dice in queste situazioni, per cui uno è convinto che le cose funzionano, uno le fa provare con mano altre basi, eccetera, eccetera. Quindi questo può essere un passo successivo. Sul discorso dell'artificiosità concordo, nel senso che non credo che un ragazzino di prima media da solo sia in grado di costruire questi passaggi. Però anche sull'artificiosità, poi faccio vedere un'attività dopo, che può in qualche modo contribuire a, diciamo, se non a eliminarla, a gestirla. Comunque sono d'accordo che, cioè, fargli provare l'impatto, però capite, poi a un certo punto lì problemi, cioè, l'idea della matematica è ti faccio vedere che qui funziona, qui no, e il matematico si chiede perché, e devo costruire nei ragazzini questa curiosità, perché qui sì e perché qui no. Mi va benissimo come passaggio iniziale quello, però il salto successivo proverei a farlo. Sì, d'accordo, però quella sì, è già tanto, però come dire, una volta che arriva quella consapevolezza, perché non usarla proprio come stimolo per fare quest'altro passo? Mi sta benissimo quello che dice lei, però io lo vedo molto bene come il primo passo
E poi perché non osare? Comunque abbiamo tutto il tempo per provare, prego. Io vorrei dire una cosa forse poco popolare, però non è colpa di nessuno, è colpa del sistema, però secondo me lei sta mettendo il dito nella piaga, perché cioè, la piaga qual è? Io ho una prima, quest'anno dopo anni che non avevo più la prima e sto facendo queste cose qui, no? Mi sto accalorando questa impostazione, però il problema è che io non ho la mia matematica, quindi parlare di queste cose. Chi è laureato in matematica è vero. Il problema è che la matematica non viene insegnata dai matematici, come non è giusto che la biologia venga insegnata da non biologi. Cioè il problema secondo me è che la matematica nella scuola primaria e poi nella scuola secondaria non è insegnata da matematici, perché io trovo difficoltà e io sto facendo proprio queste cose qui, ma stamane l'ho fatto e vedo dei ragazzi che è un'impostazione a cui non sono abituati, quindi dovrebbero essere abituati da piccoli fino alle elementari, quindi formare maestri a ragionare in questo modo, allora diventa tutto naturale. Cioè la dimostrazioncina che ha fatto lei prima, che una cosa analoga, io l'ho fatto un problemino di Eureka, lo dico, tra quelli più bravi, ma non guardate, ma non è non si è più capito nulla, cioè, sì, comunque scusate, che è un mondo. Sì, allora. Secondo me il problema della matematica non è colpa di nessuno. Sì, diciamo, sempre per voler essere ottimisti, il sistema, intanto qui sono presenti tante persone che hanno fatto corsi di formazione essendo biologi, avendo lavorato su approcci di questo tipo, io sono convinta che qualche cosa si riesca a fare. Se vogliamo dirla tutta, non so cosa succederà veramente nel futuro, ma nel futuro è previsto che chi va a insegnare alle medie abbia un certo numero di crediti di qua, di là, di su, di giù, e quindi il discorso si farà, speriamo, completamente diverso. Cioè non è tanto essere laureati in matematica, ovviamente, no? Sì, capito, però allora non voglio affrontare un discorso che ci porterebbe inutilmente fuori, no? Io personalmente, con la situazione in cui siamo, non avrei unito matematica e scienze, ma è un problema mio. Ma ormai è così. Però l'importante è che se la faccio insegnare a un'unica persona, questa persona deve avere competenze sia dell'una materia sia dell'altra, sia che sia laureata in matematica sia che sia laureata in altre. Ora, i nuovi percorsi di formazione sono molto più attenti a questo, per sbaglio in realtà, perché si sono sbagliati, però di fatto sarà così. Quindi diciamo, ancora una volta, su questo sono ottimista. Il discorso della scuola primaria è un po' diverso, è vero, però anche senza essere laureati in matematica, ci sono fior di insegnanti, noi ne conosciamo, che alla scuola primaria riescono a insegnare la matematica in modo che abbia un senso per i ragazzini. Magari non sanno le raffinatezze, tutte queste cose qui, eccetera, ma hanno, come dire, quasi un istinto naturale per far ragionare i bimbi, perché poi di questo si tratta, capito? Quindi per non presentare cose preconfezionate da ricordare. Allora, senza pretendere, secondo me, che un insegnante di scuola primaria abbia delle competenze matematiche alte, come addirittura potrebbe essere una laurea, ma anche come un numero elevato di crediti di matematica, secondo me un insegnante che è abituato a far ragionare i bimbi e a porli in situazioni problematiche e non a dirgli sempre si fa così, secondo me poi si vede la differenza, ma non secondo me, cioè secondo chi alla scuola media prende bimbi che vengono insegnati di questo tipo, no Lucia, vede la differenza. Cominciare in un comprensivo si può cominciare a fare questo tipo, perché gli insegnanti sono pochi, ma
ma da pochi io con la mia collega di parlava lei abbiamo cominciato un po' di anni fa e abbiamo visto tutta una serie di attenzioni diverse, quindi uscire dagli stereotipi, proprio far provare ai visti l'esplorazione di problemi più diversi, no? Poi secondo me cose specializzare, non so se veramente diciamo, abbiamo raggiunto questo obiettivo, una mezza non può sapere. Convinta di questo, allora bisogna che sia preparata a fare bene su tutti le cose. Sì, comunque quello che dice Lucia mi sembra importante. Io tra l'altro a scuola loro ci sono andata 15 anni fa, la prima volta, e mi ricordo il primo incontro, l'atteggiamento di certi insegnanti che di fronte a certe proposte le consideravano assolutamente sì, ma improponibili, no? Però devo dire anche il fatto che in una scuola, soprattutto in un istituto comprensivo, ci sia un gruppo di insegnanti, come dire, determinati che non perdano la fiducia, ancora una volta ottimisti, no? Cioè che insistano su una certa linea. Devo dire che è vero, proprio all'interno della scuola si può dire che il corpo docente in un certo senso è cambiato, cioè insegnante che prima non c'era verso di fargli fare un problema che fosse veramente un problema, e che ora non solo osano, nel momento in cui osano provano anche l'esperienza completamente diversa e più gratificante delle reazioni dei bimbi quando li si tratta da persone intelligenti, perché i bimbi apprezzano, come dire, no? Comunque, chiaro, sono problemi grossi che non... lo so, però intanto diciamo siamo qui, poi i massimi sistemi nell'ultimo incontro li risolveremo, sulle cose, è un po' la logica dei problem solving, le cose che non posso controllare mi devo regolare di conseguenza, ritornando al discorso dei processi di regolazione, siccome ci sono delle cose che non posso controllare dovrò lavorare di più su quelle che posso controllare. Comunque, ritornando a noi, il discorso delle proprietà che emergono da una dimostrazione è importante perché fa vedere la matematica come insieme di relazione, cioè che la proprietà distributiva non è inerte, me la studio una volta per tutte, no, è collegata a un'altra cosa, e quella è collegata a un'altra cosa, quindi lentamente nel ragazzino si costruisce in modo più o meno inconsapevole una visione della matematica come rete di relazione e non come insieme di regole che sono tutte scollegate fra di loro e quindi tutte da memorizzare, e quindi con la consapevolezza tra l'altro della difficoltà di memorizzare, okay? Vabbè, in tutto questo ripeto, entrano in gioco le regole di deduzione, che è la razionalità matematica che non è quella quotidiana, e il linguaggio matematico di cui abbiamo parlato, ma concentriamoci ora nel, non lo so se conviene fare, volete fare l'intervallo ora? Sì. Allora facciamo l'intervallo, però qui finirei e poi il laboratorio nella parte finale, va bene? Vabbè, allora ci concentriamo sulle definizioni. Abbiamo visto all'inizio, guardando le competenze, che già nella scuola media è sottolineata l'importanza di un'attenzione alle definizioni in quanto definizioni. Vi ricordate, fra parentesi c'è scritto, ad esempio, sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante di definizione. Questa è una competenza che è dichiarata nei traguardi per lo sviluppo di competenze, quindi si suppone che ci si debba lavorare. Ci sono dei nodi riconosciuti in didattica legati alle definizioni, che è importante che l'insegnante conosca, perché sennò fa anche fatica a interpretare le difficoltà degli studenti. Ed è, non viene mai tradotto, la differenza fra diciamo l'immagine che uno si costruisce di un certo concetto e la sua definizione formale matematica, ok? Sono due cose diverse, e poi facciamo subito un esempio. L'immagine del concetto è qualcosa che non è verbale, mentre la definizione è verbale, sono una serie di parole che danno la definizione esplicita, per esempio di altezza di un triangolo, no? O di derivata o quello che va. Invece l'immagine del concetto è qualcosa di non verbale,
che lo studente associa al concetto stesso. Quindi può essere una rappresentazione visuale, può essere anche un insieme di impressioni o di esperienze. La cosa interessante è che la formazione di un concetto, per esempio il concetto di altezza, il concetto di funzione, per dire due concetti importanti, è stato studiato dalla didattica, un processo lungo in cui questi due aspetti, cioè la definizione formale che viene data in classe e questo aspetto più legato alle immagini che si forma allo studente, interagiscono continuamente. Okay? Spesso invece cosa succede nella pratica didattica? Cioè si assume, come spesso succede anche in altri contesti, che nel momento in cui do la definizione, diciamo, giusta, fra virgolette, sarà lo studente che butterà via l'immagine che non è quella giusta e la sostituirà con la definizione corretta. Non è così, non succede così. Quello che spesso succede negli studenti è che di fronte a, soprattutto una situazione problematica non di routine, che implica una definizione, ora vediamo degli esempi con l'altezza e con l'idea di funzione, di fronte a una richiesta, a un compito, a una consegna, lo studente, pur avendo diciamo, ricevuto la definizione corretta di altezza o di funzione, non fa ricorso a quella definizione corretta, ma all'immagine che si è costruita, e risponde, quindi lasciando completamente da parte quella che è la definizione. Quindi questo è un nodo, come dire, didattico grosso che bisogna conoscere, accettare, eccetera, ma per lavorarci sopra, non accettare nel senso che non c'è da farci nulla. Cioè bisogna essere consapevoli di questa distanza e quindi bisogna fare in modo, forzare in qualche modo gli studenti invece a ritornare sulla definizione, a essere consapevoli che è quella che conta, ok? Quindi un modo naturale per conoscere la definizione che hanno è fare una domanda esplicita. Quando voi chiedete che cos'è una funzione, cos'è un'altezza, eccetera, magari vi danno una risposta sbagliata, ma cercano di ricordare la definizione che hanno ricevuto. Invece, per conoscere l'immagine che si sono costruiti, emerge molto più facilmente da domande indirette e soprattutto da situazioni che non sono di routine, da situazioni non standard. Tipico esempio, le altezze di un triangolo. Sulle altezze di un triangolo abbiamo visto ci sono un sacco di misconcetti, cioè ci sono delle immagini che gli studenti si costruiscono che sono distorte, diciamo. Uno di questi misconcetti è che l'altezza deve essere interna. Allora, se io chiedo che cos'è l'altezza, magari me lo dicono male, ma qualcosa mi dicono. Se io li metto in situazioni non standard, emerge non la definizione, cioè loro non fanno ricorso alla definizione, ma fanno ricorso alla immagine che si sono costruite. Però appunto il problema è che non sono consapevoli di questa distanza fra la loro immagine e la definizione. Okay? Altri esempi, la definizione di funzione, anche la definizione di limite, eccetera. Per esempio nella funzione, qui è un'esperienza, insomma non entro nei dettagli, ma ci sono delle domande che richiamano l'immagine del concetto e poi si chiede esplicitamente secondo te cos'è una funzione, per cui i ragazzi rispondono magari con, anche quelli diciamo più bravi magari rispondono con la definizione corretta, però questa definizione corretta compare nella quarta risposta ma la ignorano completamente nelle altre, cioè nelle altre la risposta è basata sull'immagine, quindi tipicamente in quest'ultima dicono di no perché in realtà la loro idea di funzione è qualcosa di molto armonioso, perché poi in realtà a queste in genere sono stati esposti, capito? Quindi, come dire, se si vuole far emergere quella che si chiama immagine del concetto e non solo la definizione, bisogna lavorare su situazioni non standard, ok? E poi lavorare esplicitamente. Allora, vabbè. L'altra cosa importante, soprattutto alla scuola, prego. A proposito di questa, della divisione fra immagine. Pochi giorni fa mi è successo in prima ITI che per un ragazzo una figura non poteva essere un rombo semplicemente perché non era disegnata all'usanza. Cioè sì. Le diagonali, sì. Automaticamente sì. Non era.
Sì, e questa è la, cioè, te, magari se gli chiede la definizione di rombo gliela dice anche giusta, no? Però nel momento in cui lo mette in una situazione non standard, quello che entra in gioco non è la definizione formale, ma appunto l'immagine che si... E certo, perché magari tutte le volte che l'hanno disegnato dei rombi gliel'hanno costruito così, non per cattiveria, ma perché è molto più facile sfruttare le proprietà del rombo. Okay? Ecco, una cosa importante, soprattutto per la scuola media, ma non solo, che la definizione formale va considerata un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. Non è che parto dalla definizione e poi faccio esercizi sulla definizione. Faccio esperienze su delle cose che si meritano un nome e quindi glielo do il nome, capito? Qui però... non è, diciamo, l'oggetto di quello che stiamo facendo, però è importante. Quindi non è un punto di partenza la definizione formale, ma un punto di arrivo di un certo tipo. Ed entriamo nel merito di un'attività che vi propongo per lo studio di una definizione, una volta che le esperienze che dicevo ora sono già state fatte. Quindi sono arrivata al punto da dare la definizione formale. Poi ci saranno anche definizioni su cui, che scorrerò per, solo per la scuola secondaria e secondo grado, ma questa va bene anche per la secondaria e primo grado. Quindi qui viene proprio data la definizione, quindi i due numeri interi si dicono, per esempio un'avvertenza è si dicono e si dice, non è, cioè nel momento in cui l'altezza è, no? Se lo uso nella definizione, quell'è non si capisce che è una definizione, no? Perché dico anche la somma degli angoli interni di triangolo è 180 gradi. Allora c'è sempre lo stesso è, il verbo essere, sia nel caso di una definizione che nel caso di un teorema, alimenta la confusione. Allora marcare linguisticamente il fatto che è una definizione è una strategia. Quindi si comincia, ripeto, ho fatto tutta una serie di esperienze con la divisibilità, mi sono accorta che cosa succede in certi casi, eccetera. Sono casi interessanti, gli do un nome, quindi arrivo alla definizione. È un punto, ripeto, di arrivo non di partenza. Quindi arrivo a dire per bene la definizione, due numeri interi si dicono primi fra loro o coprimi, se il loro massimo condivisore è 1. Allora si comincia chiedendo, ti sembra di aver capito la definizione? Questo si può fare tranquillamente a gruppi, se non l'hai capita ci sono simboli che non conosci, ci sono parole che non conosci, espressioni che non capisci, rileggi la definizione, scrivi di seguito tutto quello che vorresti chiedere al professore per capire meglio. Se pensi di aver capito la definizione data, intanto scrivi due numeri che sono primi fra loro. Scrivi due numeri che non sono primi fra loro, perché tutte le volte che do una definizione è importante capire, fare esempi non solo di oggetti che verificano la definizione, ma anche di oggetti che non. E poi ci sono una serie di domande. Attenzione, tutte le volte che hai un dubbio, rileggi la definizione. Tra l'altro, 100 anni fa avevamo fatto per la regione toscana nell'ambito del progetto Trio addirittura una cosa interattiva in cui compariva tipo sessione la definizione tutte le volte. Martina dice 11 e 10 non sono primi fra loro perché 10 non è un numero primo, quindi è chiaro che c'è una mancata comprensione dell'enunciato. Andrea dice 11 e 10 sono primi fra loro perché 11 è primo. Marco dice 11 e 10 non sono primi fra loro, però sono coprimi. No? A chi dai ragione? A nessuno. Perché? Capite, in gruppo, questo facilita la discussione, la presa di posizione, eccetera. E sono tutte domande che, come dire, fanno entrare in gioco l'immagine del concetto che uno ha e costringono a ritornare alla definizione, anche perché tutte queste attività sono seguite poi da un confronto finale, da una discussione in classe, non è che i ragazzi si lasciano soli con le loro idee. Francesco dice due numeri interi sono primi fra loro se non altri divisori in comune oltre l'uno. Angela dice non è vero, la definizione dice che sono primi quando il loro massimo comune divisore è uguale a 1. Qui è semplicemente un discorso di linguaggio, ovviamente, a chi dai ragione perché. Adesso prova a scrivere sotto la definizione numeri primi fra loro senza guardare la definizione scritta all'inizio. Naturalmente non si richiede che sia uguale, ma semplicemente che abbiano capito. Questa è un'altra, qui siamo a livello di scuola secondaria superiore, la scorro velocemente, è la definizione di numero razionale. Un numero si dice razionale se si può scrivere come rapporto di due numeri interi, cioè se si può scrivere come m su n con m n intero. È difficilissimo, perché quel si può scrivere è di una difficoltà incredibile, è però importantissimo, perché far capire a un ragazzo che un conto sono le rappresentazioni del numero, un conto sono le proprietà del numero, è una cosa importantissima in matematica. Lo stesso discorso di prima,
se hai capito, scrivi quattro numeri razionali, eccetera. E poi anche qui si tenta di far emergere la concept image che si formano in genere ragazze di numero razionale. Quindi Andrea dice 7 non è un numero razionale perché è un solo numero, non è un rapporto. Dice quello è un rapporto di interi. Ilaria dice 7 è razionale perché si può scrivere come rapporto di due interi 7-1. Quindi la differenza fra come si presenta e come lo posso scrivere. Che ripeto, è sottile ma è cruciale. Silvia dice 3,14 è razionale perché si, qui è scomparso, perché si può scrivere come 314 su 100. Valerio dice 3,14 non è razionale perché è un numero con la virgola, che questo fa emergere concept image spaventosi su cosa sono i numeri decimali e cosa sono quegli altri numeri, come se fossero due mondi diversi. Barbara dice radice 25 non è un numero razionale perché c'è la radice quadrata, tipica risposta. Francesco dice è un numero razionale perché è uguale a 5 che è razionale. Ancora una volta la differenza fra rappresentazione e proprietà del numero. Alice dice radice di 3 su 2 è razionale perché è il rapporto di due numeri. Questo vi costringe a tornare alla definizione rapporto di due numeri interi. Cioè nel leggere la definizione uno si scorda un pezzetto, si scorda quell'altro. Ce li devo far tornare sopra. Adesso prova a scrivere qui sotto la definizione di numero razionale senza guardare la definizione data all'inizio. Esame l'attività per lo studio di una dimostrazione. Cominciamo con una cosa che si potrebbe fare anche alla scuola media, ma essenzialmente per darvi il senso. Allora, qui c'è l'abbiamo chiamato pomposamento teorema, no? Ma naturalmente non merita nessun nome proprio. La somma di due numeri dispari consecutivi è un multiplo di 4. E si fa vedere la dimostrazione. E qui si comincia a chiedere qual è l'enunciato del teorema, sembra averlo capito, eccetera, eccetera. Dopodiché probabilmente uno dice sì a tutto, naturalmente lo sgamiamo attraverso le domande successive. E si propone una dimostrazione, siano NM numerata così, quindi tutti i passi sono numerati. Quindi siano NM due numeri dispari consecutivi, possiamo supporre N minore di M, anche questo possiamo supporre, è tipico della matematica, ma cosa vuol dire per i ragazzi? Nulla. Possiamo, cosa vuol dire possiamo, ci danno l'autorizzazione, non lo so. E quindi m uguale n più 2, possiamo inoltre scrivere n uguale 2k più 1, quindi m uguale 2k più 3, allora m più n uguale, quindi m più n divisibile per 4 e teorema dimostrato. Certamente nessuno alle medie farebbe una cosa di questo genere alla lavagna, ma il problema non è fargli la dimostrazione, il problema è presentarle, come si ritorna al discorso del criterio di divisità, presentarle questa dimostrazione e lavorare sulla dimostrazione. Ora lasciate fare questa invece che un'altra, tipo il criterio di divisibilità per 3, che era più semplice. Ma anche qui pensi di aver capito la dimostrazione, ci sono passi che non ti sono chiari, quali, eccetera, eccetera, scrivi di seguito tutto quello che vorresti chiedere. Probabilmente la risposta è non ho capito niente, se ti faccio queste domande qui. Allora entro nel merito. Il discorso proprio che si faceva prima sul discorso del criterio di divisibilità per 3. Su ogni passaggio, anche qui immaginate di dare a gruppi questo tipo di lavoro e di farli lavorare a gruppi. Quindi la prima domanda è cosa vuol dire che due numeri dispari sono consecutivi? Non è banale, perché uno è abituato a pensare due numeri, se sono consecutivi non sono dispari, uno è dispari e uno pari. E poi passiamo all'altro. Perché si dice che si può supporre n minore di m? Perché m, cioè per ogni cosa si chiede il perché, ok? Quindi pensatela come attività fatta da soli da ragazzini eccetera con l'insegnante che gira eccetera e che poi alla fine viene come dire discussa in classe da tutti confrontando tutte le risposte parlando, ok? Perché si dice eccetera eccetera, perché il teorema è dimostrato, perché anche quello molte volte dice quindi il teorema è dimostrato, dice ma cosa c'entra, no? Perché è arrivato in fondo e è dimostrato? Quindi è un lavoro sui passaggi questo. Naturalmente a seconda dell'enunciato che considero, il lavoro sui passaggi può essere più o meno complesso e quindi se voglio lavorare in una prima, per esempio, devo lavorare con cose diverse rispetto a queste. Anche qui però andiamo avanti. Ecco alcuni commenti, qui riporto il teorema per ricordarcelo. Federico dice, secondo me il teorema è falso, infatti due numeri non possono essere dispari consecutivi nello stesso tempo, se sono consecutivi uno è pari e l'altro è dispari. Se uno è d'accordo, magari uno che vede
uno che la pensa come lui dice è esattamente quello che pensavo anch'io, no? Giorgia dice: secondo me la dimostrazione non dimostra quello che vuole dimostrare, ma dimostra che se m e n sono dispari consecutivi, allora n più m è multiplo di 4, che è una questione di linguaggio, capite? Ma per i ragazzi può essere una cosa completamente diversa, perché espressa, una è espressa più nel linguaggio quotidiano, l'altra più nel linguaggio algebrico. Anna dice: secondo me il teorema è falso, infatti 27 e 29 sono due dispari consecutivi, ma la loro somma è 56, che è divisibile per 8. Anche questa è un tipico errore che fanno i ragazzi, perché insomma, l'idea di implicazione non è banale. Quindi questo per farvi capire come un tipo di attività che tenta di far emergere le possibili radici di errori dei ragazzi, e per farli lavorare su queste cose. C'è qualche domanda su questo? Non siete più in grado di fare domande? Vabbè, mi dispiace, ma mi dispiaceva anche non farle queste cose, quindi proviamo a resistere. Attività per lo studio di un teorema. Dice: ma lo stesso dimostrazione e teorema. La verità non è proprio lo stesso, perché nella dimostrazione mi focalizzo sui passaggi della dimostrazione. Nel teorema, cioè considero il teorema nel suo complesso, ora vedrete in che senso. Qui chiedo a quelli della scuola media di avere un attimo di pazienza, o di far finta di essere ritornati alle superiori, no? Che può essere rilassante, in fondo è passato un po' di tempo, per farvi capire un esempio di attività più complessa. Qui di seguito ho riportato l'enunciato di un teorema importante, il teorema del resto. Leggilo con attenzione. Se P di x è un polinomio di grado maggiore o uguale a 1 e B di x uguale a x meno c, il resto della divisione del polinomio P di x per il polinomio B di x è P di c. Buttato lì così, Io lo butto così. Al solito aggruppi e scrivo così. Ti sembra aver capito? Diranno di no. Se non l'hai capito, non ho capito niente. Risponde ora alle seguenti domande. Quali sono le ipotesi? Capite? Qui non parliamo più di dimostrazione. Mi interessa l'ipotesi, la tesi. Cosa sta a indicare P di C? Cioè faccio io le domande, lui non me lo dice cos'è che non ha capito. Allora provo io a entrare nei dettagli. Me lo lascio lì. E comincio a fare tutta una serie di domande. Qual è il senso di queste domande? Che a volte tolgo una delle ipotesi. Per esempio tolgo l'ipotesi che b di x sia fatto come x meno c, quindi sia di primo grado e il coefficiente della x sia 1. Se il coefficiente della x non è 1 e se il polinomio non è di primo grado, il teorema non funziona. Ma i ragazzi difficilmente se ne rendono conto. Allora glielo faccio proprio caso per caso, no? Quindi gli faccio, in questo caso funziona, gli chiedo p di x e b di x soddisfano le ipotesi, sì o no, perché se hai risposto sì, quanto vale c, calcola p di c, cosa ti permette di concludere il teorema, poi gli faccio io la divisione, non gliela sto a chiedere perché sennò aggiungo una complicazione, gli faccio controllare qual è il resto, p di c, pc, è uguale al resto che hai trovato, capite il senso di tutto questo, e quindi vado avanti, qui ho una cosa in cui non funziona perché b di x è 2x meno 1 e quindi li faccio toccare con mano che non funziona, però dandogli la divisione fatta senza fargliela fare, eccetera eccetera. Poi c'è la dimostrazione, ora qui non la sto a scorrere, ma la dimostrazione fatta esattamente come prima, quindi passaggi numerati, prima gli chiedo di aver capito, e poi per ognuna faccio delle domande, ma faccio delle domande, per esempio per il teorema della divisione col resto che dice questo, cerco di capire se loro hanno capito chi è in quella scrittura, chi è q di x, chi è b di x e chi è r di x, quindi gli faccio vedere una divisione e gli chiedo chi è, capite, perché in genere non lo sanno, magari vi sanno recitare il teorema ma non sanno queste cose qui, quindi vabbè, qui tanto poi lo ritrovate e quindi è eccetera eccetera. Ritornando anche sul per esempio, se il polinomio b di x invece che x meno c fosse ax meno c con a diverso da 0, cosa cambierebbe nei passaggi della dimostrazione? Quindi non gli chiedo più cosa succede se tolgo, ma cerco di fargli capire che nella dimostrazione ci sono dei punti in cui quella ipotesi io la sfrutto, e quindi se la sfrutto molto probabilmente è necessaria, no? Ok.
l'attività per lo studio di un teorema in generale, quindi anche quella precedente, secondo me può essere utilizzata anche al di fuori del recupero, cioè una di quelle attività che può promuovere questa visione della matematica come disciplina teorica in cui ci sono delle cose diverse dalle altre. Quindi per far lavorare gli studenti su teoremi e dimostrazioni significativi, cioè molto spesso l'insegnante rinuncia, è costretto in un certo senso a rinunciare a fare delle dimostrazioni o a fare dei teoremi, perché il tempo che impiega rispetto ai risultati che ottiene, cioè, dà un bilancio assolutamente negativo e quindi preferisce impiegare un altro modo. Però se io lo impiego così, capite? Allora il focus non è sulla dimostrazione che poi io chiedo di rifare alla lavagna, non me ne importa assolutamente niente che la rifacciano alla lavagna, però mi importa che ci lavorino sopra, cioè mi importa che attivino certi processi di cui rimarrà traccia, non rimarranno, come dire, i prodotti, quindi non rimarrà il ricordo di queste tappe della dimostrazione, ma rimarranno i ragionamenti che hanno fatto per comprendere. Okay? Quindi secondo me questo è un modo per comunque lavorare su cose che riteniamo significative, però con un'ottica un pochino diversa. Quindi l'insegnante proprio non la fa la dimostrazione alla lavagna. E consegna agli studenti a gruppi il foglio con l'enunciato, la dimostrazione e attività di scritta. Naturalmente, come al solito in tutte queste attività, alla fine deve concludere in qualche modo tirando le fila, confrontando le varie risposte, eccetera. Per la secondaria di primo grado si può fare un lavoro di questo genere, ma come nel caso delle definizioni è importante, ma anche alle superiori, è importante far arrivare i ragazzi a scoprirlo il teorema. Quindi, ancora una volta, la dimostrazione, il teorema, eccetera, non è il punto di partenza, è un punto di arrivo. Dovrò prima pensare a attività, esperienze, eccetera, che in qualche modo facciano intuire il teorema. Per esempio, il teorema della unicità della scomposizione in fattori primi. Cioè, i ragazzini lo possono scoprire. Faccio scomporre un numero a tanti gruppi e vedo che se chiedo che lo scompongano in fattori primi, a meno dell'ordine, le scomposizioni vengono le stesse. Okay? Quindi si può fare scoprire intuitivamente, ed è importante appunto anche il teorema di Pitagora. Una volta che l'hanno intuito, un passaggio importantissimo e significativo dal punto di vista matematico è chiedergli di enunciarlo in linguaggio matematico. Cioè quello che ho compreso, che ho intuito, come si dice? Guardate che è un passaggio importantissimo matematicamente, secondo me può essere anche più importante della dimostrazione. Eventualmente a dimostrarlo, ma se è molto semplice provare a farlo dimostrare a loro, ma se no anche prendere dimostrazioni, fargli leggere dimostrazioni di altro tipo. Per esempio, ora qui non ve lo sto a far vedere perché abbiamo sforato come tempo, ma tanto ci sono indicazioni. Per esempio il teorema di Pitagora, c'è il sito che fa vedere... Loro la chiamano dimostrazione di una regola e mi fa caponare la pelle la dimostrazione della regola, perché non è né dimostrazione né una regola. Comunque, però vi dà proprio, cioè, non so se avete presente, ci sono le figure, cioè, che vengono ruote, vengono riempite di acqua e si vede che la stessa acqua riempie, ok? Quindi intuitivamente è molto forte. Allora, uno lo vede e uno dice, questa cosa qui, matematicamente come la scrivi? Capite? Cioè, è un bel lavoro da fare. Quindi già la scoperta del teorema, cioè, vi dà una possibilità di... Prego. Io ho l'esperienza di questo video, l'ho fatto vedere, però non in fase antecedente, ma abbiamo scoperto il teorema con la carta millimetrata, sono arrivati poi a diciamo. Alla fine, quando l'ho fatto vedere il video, c'è stato proprio una sorta di... Illuminazione. Sì, 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 certamente è una possibilità. Ripeto, secondo me, siccome lavorare sul linguaggio, cioè costruirsi opportunità per lavorare in modo pieno di senso sul linguaggio matematico è importante, il fatto di dover descrivere una cosa che vedono però matematicamente può essere un'altra possibilità. Sono possibilità da sperimentare, certo, cioè ognuna delle due cose ha degli aspetti particolari. Ah, per esempio, certo, interessante, perché problematizza la situazione. Quindi sfruttare questo... Prego.
Sì, ok. Quindi problematizzare, cioè nel momento in cui vedono è diverso, prego. Di solito questo per un po' attira, poi volendo approfondire il discorso delle terme pitagoriche forse si potrebbero fare anche, no? Tipo delle piccole dimostrazioncine di massimo divisore tra numeri minori e superiori, e il teorema di Pitagora li ha dato da ricercarlo, da provare a dimostrarlo. Portano un problemino con la formula. Sì, sì. Però anche lì si trova, cioè voglio dire, la rete, ne parliamo tanto male, eccetera, però in effetti ci dà su queste cose anche appunto, per esempio, appunto, quindi io dicevo, si chiede agli allievi di produrre un testo scritto per descrivere quanto osservato, si confrontano e discutono i testi prodotti, poi si chiede dopo di descrivere quanto osservato utilizzando il linguaggio matematico come passaggio successivo. Si conclude con un enunciato condiviso del teorema di Pitagora e poi da un teorema scoperto e poi enunciato si possono proporre dimostrazioni, per esempio qui ce n'è una con tutta la storia eccetera eccetera, si trova in rete, si può chiedere anche ai ragazzini di trovarle in rete e poi ognuno ne presenta, ogni gruppo ne presenta uno e se ne ragiona, cioè voglio dire, secondo me in modo, come dire, molto laico bisogna affrontare queste cose, capito? Cioè senza pretendere, cioè non in modo talebano, no? Di pretendere di far tutto per bene, rigorosamente, di fare tutto, no? Ci sono diverse fasi, ogni fase richiede risorse diverse, attenzioni diverse, eccetera, ma come diceva, per fare una citazione culturale, in Frankenstein Junior, si può fare. Ok. E siamo finalmente alla fine, attività per la gestione del tempo nostro che ho fatto male, non l'avevo studiata questa attività, e vabbè questa è molto semplice quindi mi limito a scorrerla, questa per esempio prima di una verifica, ma anche abituarli a fare a casa, a leggere gli esercizi, quale pensi che ti riesca meglio, quale peggio, quale pensi che richieda più tempo, quale meno tempo. In quale pensi di poter controllare i risultati in modo da essere sicuri di averlo fatto correttamente? No? Anche questo, cioè se io sono sicuro di averlo fatto correttamente, cioè è una marcia in più. Ora puoi cominciare, uno segna l'ora d'inizio. Dopo aver finito, come pensi di averlo fatto, ricorda molto quelli sull'autovalutazione della prima volta. Su cosa basi la tua impressione? Perché a volte mi dicono l'ho fatto bene perché quello più bravo gli è venuto uguale, no? Controllo esterno alla matematica, uno deve imparare a attivare i controlli interni. Pensando a una valutazione X punti per ogni esercizio, quale voti pensi di poter prendere, eventuali osservazioni, eccetera. Quindi riassumendo, abbiamo visto un bel po' di materiali, ve li ho buttati lì così, ma appunto avete tempo per rifletterci, eventualmente per usarli per l'esperimentazione. A questo punto abbiamo pochissimo per il laboratorio, quasi nulla. Ecco, però abbiamo preparato, cioè c'è qualcheduno che l'ha già finito, cioè due gruppi in realtà che ce l'hanno già mandato, però comunque possono fare la cosa che vi proponiamo. Quello che vi abbiamo proposto, l'idea era di proporvelo prima che continuasse il lavoro sui questionari, prima o dopo, la speranza che ce la facciate a concluderli prima della prossima volta in qualche modo, è una scheda che può esservi utile per la pianificazione dei questionari o per metterli a punto se l'avete già cominciati. C'è qualche domanda prima di cominciare questa fase? Non avete più forza? Prego, grazie. In eterno, probabilmente. E tutto quello che ha fatto vedere oggi ovviamente riguarda un lavoro che per esempio alle medie un insegnante fa nel corso del tempo acquisendo la fiducia degli studenti e tutto quanto, considerando che molto spesso si arriva in una classe a iniziano se si è fortunati se no anche più in là, e un modo per rendere efficace in poco tempo e riuscire a recuperare o comunque ad aiutare a il recupero che avevamo visto all'inizio o il questionario sulla gestione del tempo. Beh, diciamo
ci sono laboratori, ci sono sperimentazioni, quindi lascio il problema a lei che ci farà la sua proposta. No, nel senso che io parlo di sperimentazione, ma può essere anche questo, cioè la sperimentazione può consistere semplicemente in una riflessione su come in una situazione estremamente precaria in tutti i sensi, no? Uno deve rinunciare a alcune cose, alla continuità, ai tempi lunghi, eccetera, ma quali fra questi materiali selezionati, per esempio, si prestano, capito? Quindi non le rispondo, ok? Va bene? Altre domande? Allora ce la fate, chi può, fermarmi ancora, vediamo, vi ricostituite nei gruppi che avevate formato e vi passiamo la scheda. Prima e terza media, e proverò qualcosa anche in seconda superiore, forse quinta primaria, però devo ancora decidere. E niente, appunto, mi servono tante persone che facciano questi esercizi, tanti ragazzi, più che altro perché è importante proprio la parte del ragionamento che fanno, perché in Invalsi molte domande sono domande chiuse, cioè domande con degli item, insomma, proposti, e quindi quello che ci interessa invece è comprendere proprio il ragionamento, perché è lì che si va a capire dov'è che sbagliano, e quindi poi se il problema è un problema come per certi testi ipotizziamo a priori, quindi un problema che possa essere anche dato dalla comprensione del testo, quindi non dal fatto che non sappiano modellizzare o non sappiano risolvere il problema dal punto di vista matematico, ma appunto che il problema sia precedente, cioè nella comprensione, tramite gli svolgimenti riusciamo a capirlo e quindi è possibile poi modificare il testo per riprovarlo in modo da vedere se effettivamente c'è stato un miglioramento, no, non tanto dal punto di vista poi della soluzione finale quanto del ragionamento utilizzato. E quindi ecco, se avete voglia di fare questo, quella è la mia mail, mi contattate e io ci accordiamo. Per ora? Sì, diciamo che c'è soltanto un problema adesso che stiamo valutando se fare anche in seconda, però sì, magari mi scrivete, io poi vi so dire meglio. È ancora in costruzione, quindi diciamo che principalmente adesso mi sto concentrando sulla secondaria di primo grado, però poi... La vita è lunga. Sì. Sì, la mail l'ha scritta lì. Ah, scrivo più grossa. Sì, scriviamo magari in stampatello, tanto poi si traduce. Dicevo, oltre, naturalmente, fate un piacere a lei, ma... Effettivamente per l'insegnante è un'esperienza molto interessante quella di vedere delle riformulazioni, vedere l'effetto delle riformulazioni, perché sviluppa nell'insegnante una certa, come dire, sensibilità all'aspetto del testo e della comprensione, quindi è una, secondo me, una bella opportunità. Sì, e per i ragazzi forse aiuta anche a imparare un po' ad argomentare, perché magari appunto io chiedo sempre il ragionamento e quindi anche per loro è un allenamento, anche in vista delle prove in basso, soprattutto per quelli appunto. Tutto fa. Nella vita.